Oggi andiamo a creare una aiuola dove magari non ci pensate. Un'aiuola botanica, come nei giardini botanici. Ovvero un'aiuola sotto questo cespuglione qua, in questa zona qua. Prima cosa, potare il cespuglio o l'arbusto e poi individuare la zona, anche se non si può fare tutto attorno. Magari solo un pezzettino, in questo modo. Andiamo a tagliare le zolle d'erba che ci sono sotto, con una cazzuola, con una vanga. In questo modo qua. La prima volta sarà un po'. Poi dopo tutte le altre volte, se la tenete come aiuola, sarà meno faticoso. La pulizia. Questa distanza, fin dove vi interessa. O tutto intorno, o solo un pezzettino. In questa maniera qua. Effettuato il perimetro, andremo a zappettare terreno. Ecco, queste qua sono le radici di questo ilex qua. Allora, con una vanga o con una cazzuola, una zappettina, andiamo a reciderle. Non abbiate paura, non soffre. Anzi, togliendogli una porzione di radici, ingiovanisce anche la pianta. In pratica andiamo a creare lo spazio per le nuove piantine che vogliamo piantare nella aiuola. Una volta effettuata questa operazione, facciamo la pulizia dalle radici. Con la concimazione. Concimazione tipo un 12-12-12, un concime ortofrutta, va bene anche per le piante, eh? Piante da fiore. Voilà. E poi quello che scelto io sono queste begoniette. Begoniette resistono meglio agli stress termici. Casa mia in questo punto ci batte forte il sole, quindi loro sono una scelta indispensabile per creare questa aiuola qua. Se no potete scegliere anche le coleus, dei tageti, tutto dipende, dovete capire quanto ci batte il sole e quanto voi potete maniare con le aiuole. Allora, partiamo. Potete fare due file, scegliete voi. O una fila unica. Le due file, se le scegliete, dovranno essere così. La presentazione. Fatela prima di piantare. Una fila viene così. Ricordate, sono begoniette, però un pochettino crescono. Io farò una fila unica. La distanza più o meno è quella di un altro vasetto. Ok, tanto poi crescono un po'. Una volta finita questa piantumazione, sistemiamo bene attorno la terra. Dovesse mancare la terra, aggiungete del terriccio universale, mischiandolo però con la terra che c'è già.
Cosa fondamentale, guardate cosa sto facendo. Guardate. Una canaletta. Molto importante per l'irrigazione. Perché consente di non far scivolare via l'acqua, ma rimane qua. E poi esteticamente è migliore. Ok. Potete anche pensare di mettere una pacciamatura, tipo della corteccia, degli aghi di pino, delle pigne, quello che volete, per evitare che cresca l'erba, perché adesso il terreno è anche concimato. Adesso vi faccio vedere l'irrigazione. Se lo fate con il sole, non bagnate le piante sopra, perché subirebbero un shock termico. Adesso da me il sole è già tramontato, mi posso permettere di bagnare. Ecco, vedete l'acqua che si raccoglie in quella canaletta? Voilà. L'aiuola è finita. Enjoy! Viva l'Italia! Ciao da Federico!